Salute bella gente, dopo tanto tempo, come annunciato ieri, o non so se lo farò magari nei prossimi giorni, come ho anche scritto tra l'altro con estrema calma, c'è questa novità, per cui diciamo potrebbe essere che un giorno, magari domani mattina o dopodomani, prossima settimana, andate a vedere, non c'è più il canale, per cui potrebbe essere, no? Io spero di no, anche se diciamo solo la verità. Vi presento Karim e Michael. Ciao. Ciao. Loro sono di Bolzano. Io sono di Bolzano, lui è Ciamania. Sì, è qui. No! cazzo, sembrano due folli. In realtà sì, sono due folli, perché sennò non starebbero parlando con me. Però sono un dottore e una signora che ha avuto una storia allucinante, che è allucinante e un po' riduttivo. Non so, ce la facciamo raccontare. Abbiamo dei documenti, quindi quando vuoi li mostriamo. Vediamo, anzi mettiamo se così. No, come funziona? Ecco, così, più filo. Vediamo il documento in questione che è praticamente un po' coperto dalle scritte di gente, ospedali, chi sono, insomma sono cazzi suoi. E qua c'è il foglio con, adesso abbiamo però Michael che è germanico e quindi ci tradurrà tutta sta bella pappardella qua. Prego. Allora la diagnosi sarà un carcinoma delle vescica, almeno stadio PT1 C3. No? Vuol dire che è un carcinoma, cioè una crescita invasiva, e poi C3 vuol dire un non è differenziato, vuol dire è abbastanza maligno. Questo. Tutto inizia comunque il 3 di agosto 2019, in sostanza, dove lui mi fa... racconta un po'. L'anamnesi, così sentiamo in generale, no? Come ti sei accorta e quindi cosa hai fatto? Allora, da una visita ginecologica di routine, che di solito lui mi fa, visto che è ginecologo, me la fa ogni agosto, era un 3 agosto e niente. Guardando di qua e di là e le ovaie ed è sopra ed è sotto, vede una pallina piuttosto grande in profondità, che però era fuori e praticamente risultava in vescica. Cos'è successo? Che insomma, io quando ho visto lui che si metteva le mani nei capelli e non diceva niente, ho sentito i brividi. Quei brividi credo. Da terzo occhio, no? E nulla, il fatto sta che insomma lui ha voluto subito consultare il suo collega urologo e così in fretta e furia siamo riusciti prima a fargli vedere proprio le fotografie con le misure di cosa aveva trovato lui. Dopodiché l'urologo ha detto no, facciamo veloci, vediamo di fare una cistoscopia immediatamente. E questo era praticamente successo pochi giorni dopo, per cui dal 3 di agosto, diciamo, siamo passati al 10 di agosto, che era un sabato, mi ricordo ancora, e, per cui prepara tutta la sala apposta, per essere stato molto gentile. Fatto sta che, insomma, dopo con la videocamera sono io anch'io riuscita a vedere cosa vedeva questa piccola microcamera dentro la vescica, tant'è che ho fatto anche un filmato con il telefonino sul computer, dove si vedeva a un certo punto una cosa, un testone sempre più grosso, tipo fungo, sai? Quelli tutti bianco.
sì, bianco, ma tutto, sai, quei funghi, come si chiamano? Quei papillari, sai, tutto pieno proprio. So, pieno di cappelle. Esatto, risultava di un 5 centimetri, una roba così. Cazzo! Lui aveva misurato 7, poi vabbè, a lui risultava 5. Fatto sta che ha detto, veloci, veloci, dobbiamo assolutamente toglierlo prima che sanguina e vieni qua d'urgenza che non sappiamo neanche più dove andare a tagliare, eccetera, eccetera. Sì, sì. Ci vediamo domani, domenica, il giorno dopo, e fatti bella perché si parte. Chiudiamo tutto, andiamo a fare la spesa, andiamo a fare un po' di cose, e abbiamo già iniziato a fare la pipì col sangue. Paranoia, che la paranoia più brutta che io abbia mai sentito in vita mia. Per cui nulla, la domenica, il giorno dopo, mi fanno gli esami del preintervento, aghi, pressione, pim pum pam. Fatto sta che il giorno dopo finisco in sala operatoria. Chiaramente io prima di venire sedata sono scoppiata in un pianto da panico perché mi sentivo che c'era qualcosa che non andava. E così, buonanotte, te lo ricordi quel pianto? E so, vabbè, il giorno dopo ritorno, dopo l'anestesia e tutto quanto, insomma, mi riprendo e vengo visitata dopo un giorno e mezzo da tutta la troupe, da anche il capo dell'ospedale, con chi mi ha operato e via così, dicendomi che era andato comunque tutto bene e che non c'era neanche sangue nelle urine, nella sacca delle urine. Cioè che hanno tolto via. Mi hanno tolto tutto bene, anzi addirittura mi sembra che abbiano anche, a lui ha pensato bene di farmi addirittura una siringata di un chemioterapico, in via preventiva, insomma, no? Che bello. Fatto sta che, insomma, il giorno dopo vedono che non ho più sangue nelle urine, tutto bene, insomma, mi dimettono in 3 giorni, ero già in piedi, che volevo uscire, per cui tutto bene. Tutto molto bene, fatto sta che dopo comunque una settimana arriva l'istologico con i vetrini e c'è appunto un invito ad andare nello studio di chi mi aveva poi, di questo urologo che mi ha operato, che doveva parlarmi, ci doveva parlare, insomma. Insomma, andiamo, era un caldo bestia di agosto perché era praticamente a Ferragosto. E in questo studio il tipo dice, guarda, è arrivato l'istologico ed è un carcinoma molto invasivo per la tua età, per i cinquantenni, è molto molto pericoloso, bisogna fare una cosa al più presto, veloce, che è o quello di fare un percorso di 2 anni con varie infiltrazioni in vescica, si chiama? BCG. Allora, BCG, dai. Allora, il percorso era di scegliere o 1 anno e mezzo di questa infiltrazione di instillazione in vescica di BCG, doloroso, con varie... C'è chi proprio a metà percorso mi spiegava, andava da lui in ginocchio a chiedere per piacere di togliere la vescica perché non ce la faceva proprio ad andare avanti con il trattamento. Come esempio che bisogna fare, assolutamente. Ecco. Oppure... Ma questo qua dopo che ti hanno tirato via sta roba? Sì, 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 la prima intervento. Cos'è successo? Che allora la seconda opzione, dice la più veloce, la più tranquilla, non ti preoccupare, non succede niente... Togliamo via la vescica e o scegli il sacchettino di plastica sulla pancia dove fai la pipì, io avanti in brio, oppure una cannetta dentro nella soluzione di fare la pipì attraverso una canula che tu inserisci da sola dentro nell'ombelico e poi fai la pipì dall'ombelico giù così e scarichi la vescica quando più o meno credi e pensi, senti che ti debba, non senti più niente perché non hai più nessun allarme che devi fare la pipì. Ogni 2 ore guardi l'orologio e fai questa cosa. Dici, bellissima, mettila. Ah, puoi mettere anche un costume, puoi andare a nuotare, non si vede niente, sei tranquilla. Sì, ho presente, simpatica.
Sì, sistema proprio che invidiabile, tutti vorrebbero. Esatto, cioè io grondavo di paranoia dura. Te credo, mamma sì, ma cosa vuoi? Anzi, poi ci ha lasciato dicendo, boh, allora ci vediamo, ci pensi su, perché andiamo, ci pensi su e poi mi dici cosa scegli, sì, no? Sì. E questa sera andate a bere, a festeggiare, che la vita è una. Cosa? Sì, esatto, questo qui praticamente è la patologia di questo laboratorio che dice proprio che è un PT1G3 invasivo molto aggressivo. Lamina, sì. Vedi? Bisogna dire una cosa. Questo PT1 vuol dire la profondità dell'invasione, no? Mm-hmm. Cioè si limita alla mucosa della parete della vescica, no? Sì. Poi questa è una cosa, l'altra cosa, questo grado di malignità 3 vuol dire aggressivo, no? È poco differenziato questo, ma aggressivo, e questo G3, grado di malignità 3, e poi anche la l'età del paziente vuol dire in questo caso 50. Ma scusa che ti chiedo, G3, quanti G ci sono in totale? 3, sono 3, G1. Ah, G2, quindi è il più grave. Sì, infatti. E no. Poi l'età del paziente abbastanza giovane rispetto a questo, all'incidenza, no, di questo tipo di tumore. Sì. Sono soprattutto solitamente non succede. Degli uomini vecchi, no, di 70. Sì, e questo è il problema. Allora, l'età del paziente e poi questo G3, no, implica che è meglio di togliere la vescica invece di fare questa procedura. Certo, la procedura standard direbbe così. E ogni volta quando fai questo procedimento hai un'infiammazione della vescica, della mucosa, no? E questo procedimento bisogna fare tante volte, che alla fine risulta la vescica è distrutta, sì, no? Sì, tanto e vale tirarla via. Ma comunque è spesso così, che alla fine uno è contento che si toglie la vescica, no? Sì, è meno problematico toglierla, sì. Infatti. Anche se c'è da dire che io oggi, quest'estate, ho conosciuto un ragazzo più o meno la mia età, che anche lui ha avuto lo stesso problema. Lui ha fatto tutto il percorso di un anno e mezzo e dice che non ha avuto grossi problemi, che anche è stato molto contento, e poi lui, no, ha potuto appunto tenersi la vescica e finire questo. Certo che dopo devi continuare a fare sempre gli esami ogni sei mesi, un anno, per controllare. Perché se eventualmente sei positivo, devi rifare il ciclo di un anno e mezzo così. Mamma mia, è peggio, sì, è peggio che avere a che fare con la motorizzazione quando ti beccano ubriaco. Esatto, cioè non è più finita. Cioè praticamente qua eri al punto che ti hanno detto, qua è un casino, no? Questi signori non hai chance, o questa o quell'altra, scegli. Di cui non facciamo il nome, ma solo il cognome, chissà il simbolo, sa di chi si tratta. E poi lei ha detto, io mi faccio un po' di analisi per i cazzi miei. Le ho detto giusto in inglese? Sì, praticamente io ho pensato bene di cambiare aria, di andare da un'altra parte a farmi fare delle analisi. E avere un altro consulto da un altro urologo, visto che comunque avevo la macchina, i soldi e la possibilità di andare, di scegliere. Io ho scelto Bolzano. Quello che avrebbe fatto un po' chiunque, insomma, no? Provare. Però tu prova a pensare a una persona che magari non ha soldi, non ha la macchina, non ha la forza. Sì, scusa, chiunque con i mezzi, certo. Si è dimenticato di specificare. Se no, sì. Puoi andare in treno, uno che vuole andare, cazzo va. Uno che vuole andare va, anche sì, a piedi. Però pensa, voglio dire, se c'hai Sky, vai e ti treno, ti prendi. Sì. Però devi avere anche la testa e la lucidità di dire, adesso come pianifico, da chi vado, telefono, prendi appuntamento, da chi, da come, no? Sì, tra l'altro a te è andata di culo, perché col moroso che hai, diciamo che
se faceva il scalumiere magari era più difficile che si accorgesse di qualcosa, no? Ma certo, ma magari se ne accorgeva un altro. Ad ogni modo, lui mi ha sempre sostenuto e mi ha sempre assecondato un po', perché le mie vie le ho sempre piuttosto cercate. Lui mi ha assecondato, vedendo bene, insomma, dove, in che strade stavo andando. Quando io gli ho detto a lui, vorrei andare a questo punto a Bolzano, perché mi hanno detto che c'è un primario molto bravo, a livello proprio europeo, e forse è il caso, visto che Bolzano, io ci sono nata. Quando poi sono andata a Bolzano, che ho potuto avere l'appuntamento con questo primario, che è famoso proprio a livello europeo, fatalità a Bolzano, era Bolzano, e così sono riuscita a pianificare, innanzitutto fare prima, siamo andati anche insieme a fare dei colloqui per vedere anche tutte insomma, tutti gli esami che avevo fatto qui in Germania, e così abbiamo stabilito questa second look, questa seconda possibilità di andare a vedere, resettare ancora lì dove c'era il vecchio tumore e andare a vedere che cellule c'erano lì sotto e fare appunto questa second look. La possibilità che Miki ha potuto anche essere presente nell'operazione, per cui ha affiancato il primario. Addirittura. Tutto, sì. E così, sì, per me era ancora meglio che ci fosse, diciamo, un testimone. Chiaro. Perché non c'era la possibilità di bleffare. Sì che... Dopo l'intervento, dopo due o tre giorni, è arrivato l'istologico di questo intervento. Ho avuto un piccolo problema, ma non importa. Fatto sta che è arrivato il primario che mi ha detto, si è presentato con l'istologico dicendo: cari, io qui tumori non ne vedo. Vedo che hai un PT... PTA, no, non aggressivo, è una sorta di papilloma, che un fungo che cresce, ma la tua vescica la puoi tenere per i prossimi 30 anni. Potrebbe ricrescere, ma non è un problema, un interventino, zac, zac, lo facciamo e finisce lì. Ho detto, ma siamo impazziti, cioè io sono scoppiata a piangere, non so più se ridere, no, andare a saltare sul letto. La seconda volta, perché già la prima... Allora mi ha detto, e adesso scrivo anche una bella lettera da mandare al collega in Germania, che non è come ti è stato diagnosticato. Sicché noi abbiamo pensato bene poi di dare questo istologico anche ad altri tre laboratori che vediamo adesso nelle slide, nei tre laboratori di Monaco, di Berlino, lo Charité, famoso Charité di Berlino, Monaco e Friburgo, dove insomma dicono sì, vediamo, ma non è niente di invasivo. A parte Friburgo che ha bleffato, cioè a parte Friburgo che si è un po' associato, no, non è un G3, ma è un G2, perché sono amici di questi qua in Germania. Ecco, G2, no? Sì. Esatto. Però, comunque non è una cosa lieve il G2, no? Il G2 non è una cosa, si avvicina di più a quello che è stato detto qui, perché sono vicini questi. Ma sì, poi tra l'altro non so se conoscendo la pratica ospedaliera un attimino come funziona la tecnica della logica del congegnamento, e probabilmente non c'è, o forse c'è anche una tabella che stabilisce cos'è G2, cos'è G3, c'è, no? Sì. E quindi deve rientrare in certi canoni. Come fa uno a dire G2 e l'altro G3? Già questo, sì, è un po' raro. Questo è un punto interessante, no? Perché infatti è più o meno una cosa soggettiva, no? Bisogna... dipende dall'esperienza anche, no? Sì, perché sì. Abbiamo visto che... Vedi, guardi, sì. Interpreti un pezzettino di carne, sì. Che ha... È una cosa che sì, interpretabile, tu, così. A seconda di come ti... Comunque questi qua, queste tre robe che abbiamo visto adesso sono praticamente tre, stessa cosa, tre diagnosi, e in tutte e tre dice che ci puoi leggere questo giallo, no? Sì.
Leggimi. Sì, qui c'è, questo è quello di Friburgo, no? Questo è il Friburgo, il più... C'è, c'è scritto, c'è, è un carcinoma, e poi, ma è C2 invece di C3, no? Questa è la differenza. E qua sotto cosa dice? Focale... c'è un'infiltrazione del sottoendotelio, del tessuto connettivo... che non è praticamente invaso, compreso, no? c'è compromesso, è solo una, sì, è un picco, una piccola area, no? Del superficiale, sì, no? Molto piccolo, no? E questi qua invece cosa dicono? Il, che hai sottolineato, e loro dicono che c'è una proliferazione del urotelio di un potenziale maligno che non è certo, no? Non si può dire, non è chiaro. E poi, sì. Papillare, papilloma. In ogni caso, low grade, corrisponde a una manifestazione... low grade neoplasia, no? No? Vuol dire non, in ogni caso non vuol dire che è pericoloso, è tanto invasivo, è neanche questo, è neanche aggressivo, no? Azzardo che non sono medico, ma potrebbe essere G1 al posto di low grade. Potrebbe. È PTA, no, diventa PTA, diventa A. Non secondo si la logica di prima. Chiaramente è piuttosto un C1 che un C3, ma non ha detto giusto lui, si è solo sbagliato. Sì, comunque non è specifico, no? È un, non corrisponde alla diagnosi del primo ospedale. Diciamo, no? Che il PT1 è chiaro, cioè ancora meglio del PT1 c'è il PTA. Quello che è stato trovato a me, che è un papilloma, non di grande. PDA vuol dire che non è tanto il pericolo di invasione nel futuro, ma piuttosto che si ha un recidivo ogni tanto, no? Che torna, sì. Vuol dire che, ma comunque non è tanto invasivo, mm-hmm. E questo non è tanto pericoloso, no? E praticamente qua siamo arrivati al 31 dell'1, passato l'anno. Esatto. Passato l'anno, proprio il 31 dell'1, infatti, avevo di questo anno, perché questo è successo il 19, no? Allora, per cui 6 mesi dopo, io proprio in questo giorno ho fatto una cistoscopia a Bolzano, dove si vedeva, dopo praticamente 3 mesi, un controllo dopo 3 mesi dall'intervento, che era tutto cicatrizzato, bella rosa, tutta la vescica era perfetta. Buttamela via, no? Esame istologico negativo. Negativo. Che cosa ha detto? Sì. È una storia un po' strana. Sembra. Cioè, sono tutti quanti ospedali o cliniche o posti dove fanno i test. Come cazzo fa a essere sta roba qua? Hai capito? Praticamente dei test dei laboratori istologici, comunque uno dice una cosa ancora diversa, due dice che non vede niente, qui dicono che era un carcinoma invasivo, a Bolzano dicono che è niente di grave, ecco. Sì, perché la terapia che ti hanno fatto è rimozione del catetere vescicale. Beh, sì, certo. Quella è la terapia che necessitavi. Adesso non so se sta roba che comunque ti hanno tolto, perché ne ricordiamo che ti hanno tolto una roba, per cui potrebbe essere mi che... Mi hanno tolto, ma allora, per fare la pipì? Si sa cos'era quella roba? Sì, è così, no? Durante questa second look operazione, dove
si controllava praticamente il vecchio luogo dove era questo sito dove era questo tumore, si fa anche una, si dice una, un esame di fotodinamica, vuol dire si mette un luce dentro la vescica, no? E poi un liquido che ha praticamente contatto con la superficie della vescica e poi si mette dentro una luce, no? Di varie frequenze e poi quando c'è una risonanza con una certa frequenza, no? Si vede questo. Si accende questa luce. Dove potrebbero essere i siti? Che potrebbero essere. Patologico, esatto. Vuol dire una infiammazione cronica o acuta o anche tessuto, infatti, di un carcinoma, no? E questo. Da questi luoghi dove c'era questa risonanza della luce, loro hanno tolto un pezzo di tessuto della vescica, no? E questo tessuto hanno spedito alla patologia, e infatti loro hanno trovato niente carcinoma in questo tessuto, no? E questo risulta qui una istologia negativa, come è scritto, no? E allora cosa è successo? Che il primario mi ha detto: senti, fammi un piacere, dammi qui i vetrini istologici della Germania perché non mi tornano i conti. Prende i vetrini istologici della Germania, li controlla, ritorna il giorno dopo e mi dice: ho controllato i vetrini, sono stati interpretati male e lo scriverò nella lettera. Non si vede neanche nei vetrini dal primo intervento che tu hai fatto, che tu hai un carcinoma invasivo. Ma e tu cosa pensi di fare adesso di questa roba qua? Allora, la cosa l'abbiamo già fatta all'epoca, dopo un paio di mesi noi ci siamo presentati. Ah beh, sì, è passato il tempo. Ci siamo presentati comunque al laboratorio. Io nel frattempo ho telefonato anche a vari avvocati, sia in Germania che a Bolzano. Tutti molto, ma non vediamo, comunque se prendi 5.000 euro per il disturbo. È chiaro, no? Io se sono avvocato vado a nozze con sta roba qua. Dovresti prendere qualche giovane rampante, no? No, mi ha detto, tu avresti incassato anche 300.000 euro se la vescica te l'avessero tolta. Vabbè, però prima devo farmi tagliare una gamba e dopo. Ma siccome non hai avuto il danno, me ne frega. Siccome non hai avuto il danno, allora non si può parlare di danno. Vabbè, fatto sta che noi siamo andati, ci siamo presentati dalla signora della patologia che la Frau. Insomma, la prima patologia, abbiamo preso appuntamento e siamo andati a parlare dicendo: guardate, queste qua sono tutte le nostre ricerche che abbiamo fatto, questa è la nostra second look a Bolzano, eccetera. Allora hanno risposto lei e l'altro medico: ma noi con questi e con queste eminenze non possiamo neanche discutere. Ho detto: ma perché non discutete? Discutetelo insieme. Mi piacerebbe vedervi il primario che ha scritto questa lettera con voi. Sì. Noi con queste eminenze non parliamo. Il primo e l'ultimo, no? Insieme che si danno la mano e parlano. Come mai è fatta sta roba qua? No, più che altro non è per rovinare la vita a un dottore, che comunque sarebbe meglio che si desse una regolata. Se queste sono le diagnosi, io vedo un attimino queste cose qua, anche se probabilmente non potrei fare niente, come si diceva, e come un pochettino una rivalsa per il fatto che praticamente ci prendono per il culo in tutte le maniere, in tutte le salse, in tutti i colori, in tutte le direzioni da quando siamo nati e ancora dopo continuano per tutta la vita. Quindi un attimino ogni tanto serve bello recuperare qualcosa. E pensa fatalità, coincidenza, io un paio di mesi prima avevo letto un articolo su Spiegel che diceva proprio che avevano beccato un ospedale, un piccolo ospedale di un piccolo paese
che praticamente faceva soldi così, facendo diagnosi errate, perché dall'Unione Europea arrivano soldi, una vescica, 20.000 euro. Ci sono tutte le tariffe, non è neanche più un segreto. Cioè, come le rotonde, insomma, fai la rotonda, ti danno i soldi. Ma Porca puttana. No, comunque. però, cioè, la rotonda, chi se ne frega, la vescica, insomma, c'è una persona intorno alla vescica, perché come cazzo fanno a fare? Per Ma scusa, quanto Milano, è allora a anche. Milano ti ricordi quella della storia di a Milano che c'era quello che faceva le diagnosi dei polmoni e toglievano il polmone perché Ah, diceva che sì. aveva un carcinoma, invece aveva Sì. soltanto aveva la tubercolosi. Sì. Ma tra 20.000 l'altro, euro, 20.000 euro a polmone. e qualcuno è andato anche sul giornale, Iene, si dice notizie, varie cagate. Ma dobbiamo pensare che per uno che va, magari 100 non li sai, ma ci sono anche. Cioè, è tutto così, praticamente. A questo proposito, vi consiglio di guardare, non tutto, perché è diviso in tre puntate, tipo, ve lo consiglio. E il pezzo con Ivano Malescotti, che è quello con la barba, la bolognese, che è simpatico, è mitico sulla sanità, sulla mala sanità, è fantastico. L'ultima spiaggia, l'ultima spiaggia. Ok, lo Guardatelo, segno. è un po' quei film leggerini, no? Ma quello là con quello bolognese è da pisciarsi dalle risate, almeno me fa ridere, anche perché è in un ospedale napoletano, no? Quindi queste cose L'ultima sono all'ordine spiaggia. del giorno. A parte quelli di adesso, che se li fanno anche gli adulti che non hanno un cazzo di male, di malato, va sano là e magari muore il giorno stesso. I love self the population, molto bene. Adesso posso aprire il terzo segreto di Fatima. Ma a parte quello, diciamo, si chiamano alla stessa maniera, quindi mi viene in mente anche che quel vaiolo e che tutti gli altri vaccini sono nella stessa maniera. Poi, tra l'altro, vai a vedere il vaiolo, l'influenza del 1918, sono tutte robe dove che la gente è morta quando hanno cominciato a fargli la puntura, non prima. Sono morti dopo, cazzo. Quindi. Era stata fatta una campagna per la spagnola, che si chiama Spagnola, ma in realtà nasce tutto dall'America. Era stata una vaccinazione, una campagna vaccinale per il tifo, per i soldati che dovevano andare a fare non so che cosa, insomma, guerra, dove, non mi ricordo. E avevano fatto questa vaccinazione anti-tifo. Ecco cos'è successo. Si chiama Spagnola, ma era una reazione da vaccinazione anti-tifo. È un bel scherzo. Poi se guardi anche la difterite o la poliomielite, la curva, il grafico, quella specie di roba, no? Che va negli anni, era in una discesa, no? E dopo, e loro però te lo mettono da metà, ecco, da qua c'è il vaccino e cominciava a scendere, ma non cominciava un cazzo, già faceva prima la discesa, quindi hai messo il vaccino in mezzo e hai detto ecco da qua, poi non so perché. Ma perché quella discesa coincide con l'inizio delle fognature, Ma sì. l'inizio delle varie, no? È chiaro che se ti pulisci il culo e poi mangi, magari tanto bene non starai, no? Dottore, cosa Poliomielite ci viene dice per forza, lei? no? Sul punto del vaiolo, prova a farlo te. Chissà Ah, che ma cosa dici che c'è rimane là la ancora qua sotto. sostanza? Chissà cosa c'è ancora qua sotto. Pensa che addirittura anche i raggi del sole su Sì, ti questo. fa nero, è vero. È vero, è come se fosse. Non si è cicatrizzata come la pelle normale, anche perché ti fanno un grattino piccolo, non è niente di dovrebbe andare via, no? Invece non va via mai, cazzo. E chissà Porca cosa c'è puttana, là sotto. questo non l'avevo mai notato. È vero, se ti viene il tuo, io ho due, e ti viene due pallini neri. Boh. È veramente incredibile sta cosa. Beh, fatto sta, Comunque. una cosa è certa, è che per quello che ho capito io, per me è certa sta cosa, è che i piani vaccinali sono fatti per il controllo mondiale delle persone, perché vogliono pianificare, dentro ci mettono tutti i programmi delle varie malattie,
e cazzi che devi avere, che non devi crescere più di tot, non devi vivere più di tot, più o meno stare in quel range lì. E adesso questo altro piano vaccinale, secondo me, restringe ancora di più, secondo me, la lunghezza della vita, ecco, delle persone. A partire dai zuccheri, vari, il sale, cazzo. Il latte, allora, gente, il latte, io lo ripeto ancora una volta, il latte è questo qua, quello che sporca il vaso, vedi che resta bianco dopo. Grasso. Ecco, quello là è il latte. Dopo quello nel cartone, non c'entra un cazzo con il latte, perché quello nel cartone è quello che rimane dopo che prendono dal latte questo qua, la panna che la paghi separata, il burro, tutte le robe che tu le paghi separate fanno parte del latte. Sì, sì. Tu prendi il latte questo qua, lo bevi e non serve che compri il panna, è già lui panna. È una roba allucinante in confronto, non c'è nessun confronto. Quel latte nel cartone non andrebbe chiamato latte. Ed è tutto così. Tutto finto, sempre più finto. Poi vengono fuori questi junk food, McDonald's, cioè che è ancora più merda. Ma voi sapete che il panino di McDonald's, dopo un quarto d'ora, se non lo vendono, lo devono buttare via per esposizioni aziendali. Lo buttano via in un cassettino senza con la chiave, in maniera che il barbone non va a mangiare. Bella roba, no? No, perché probabilmente non vogliono barboni sulla coscienza, non perché... Chiaro. Chissà per che motivo umanitario, no? Vabbè, comunque è tutto così. Allora, adesso per staccare un attimino, così facciamo due risate, perché veramente non c'è cazzo da fare altro che da ridere qua. Esatto. Guardate questo tizio qua, cosa gli dice al vecchio di merda. La mascherina, non ce l'ho. Allora, Roberto, sì, l'ho vista stupido. Senza mascherina. Mi fa scendere tu? Perché se no? Cosa vuoi fare? Autista! Autista, cosa? Mascherina! E dopo? Cosa? E dopo che non ce l'ho? Guarda che vai a finire male te stasera, eh! Fammi vedere! Vuoi vedere che ti porto in questura? Vuoi vedere che ti porto in questura? Fammi vedere! Della polizia? Ma levati, va! Sai chi sono io? Ma te sei un cretino, sei! Tu sei un duro duro! Chiami l'autista per favore. Ma scendi che puzzi come un animale. Probabilmente questi qua sono tanti, di questi qua, quelli in treno che la signora si incazza col tipo. Secondo me sono una specie di teatrino improvvisato, un'operetta breve, insomma, cosa, sì. Fatta apposta, insomma, sarà suo nonno, tipo, no? Esatto. Ho avuto molto piacere di sentire queste, non di sentire il contenuto, ma di sentire voi due, sì, che vi avevo visto in videochiamata un paio di volte, però volevo ancora vedervi. Sì. E bom, dai, grazie della testimonianza, date il massimo condivisione a sta roba qua, mettetelo in giro, rompete il cazzo, soprattutto sul Ministero della Sanità, dove parlano di diagnosi, la settimana del cancro ai coglioni, vieni a farti controllare i coglioni, è sicuro che magari prendo qualche malattia ancora in ospedale. Esatto. Ma hai una serie di interviste con più casi di questo tipo, sarebbe da intervistare tutti quelli che sono stati male dopo il vaccino. Sì, però no, non è il mio lavoro. Per me, questi lavori qua li ho già fatti anni fa, basta. Hanno cancellato tutto in un secondo e quindi è andata a fanculo. Se io ho il flessioteca, appunto, vado lì e basta. Volete il mio sito, flash, vado lì. E quindi ho messo là, è un sito ungherese che non conosce nessuno, ogni tanto cancellano qualcosa, ma ho caricato 350 film, quindi no, la censura è l'ultimo problema.
ne ho ancora una. Che sì, vai là, flescioteca, vado lì. Punto vado, punto lì. Punto vado, punto lì. No, volevo dire, ne ho ancora una di un ragazzo che la sua ex morosa aveva presunto, anzi non presunto, aveva proprio un cancro, e gli hanno detto, guarda che con questa trielina che ti stiamo iniettando stai morendo prima tu del cancro. Il cancro è rimasto 7 centimetri e tu invece sei sempre più bianca e sta per morire. Allora vai a casa e basta. Questa è l'azienda sanitaria, la terapia, e vai a casa e aspetta di crepare, immagino, non so. Lei è andata a casa e si è presa l'olio di CBD. Ha avuto anche culo, perché è difficile trovarlo buono. Ti danno quelli 5%, 2%, è come un cazzo. Mi piace anche a me tantissimo, non ho mai trovato alla fine. E anche lo prendi. Sì, tra l'altro abbiamo una storia con quella roba. Tra l'altro ti danno quello 5%, 10%, devi prendere 10 boccette e metterle tutte insieme e bevi quella, allora fa qualcosa. Ma se non prendi una, pensi che fa qualcosa, sei un pazzo. E hai pagato anche 150 euro magari. È difficile trovarlo, però l'ha preso. E in un mese, era 7 mesi in ospedale, in un mese il tumore è diventato da 7 a 4, 3. Tipo si è ridotto di metà. Quindi un motivo ci sarà, no? Forse un po' è il fermamento della chemioterapia. Chemioterapia che ha una percentuale di successo, che infatti anche chiamarla terapia secondo me è un crimine allucinante, del 7%, il 93% muore proprio in ospedale della cura, il tumore sopravvive e lui muore. Questa qua gliel'hanno detto prima, guarda che ci siamo accorti che... Però la morte può avvenire anche in un giorno solo. Tu per giorni, il grafico va giù, i numeri diventano zero e muori. Loro non sanno né che cazzo fanno. Dottore, ci dica lei, dottor Michael, ci dica lei. Ma è come perché non siamo neanche capaci di... Perché non possiamo neanche curare un raffreddore? Cioè non siamo in grado di curare un cazzo praticamente. O uno si è rotto il braccio, allora glielo metti a posto. Quello fa parte dell'emergenza, che va bene, no? Ma sta medicina che cazzo fa? No, è che prima ti ammalano, innanzitutto con un programma, zac, e l'antipolio, e l'antivagliolo, e l'antivagliolo. E dopo? Io? Sanno già che tu arrivi con quelle patologie. Adesso mi dite la vostra opinione su sta roba. Io sono convinto, o sono abbastanza convinto, che tutte ste robe che si sono sostituite negli anni, non il vaccino di oggi, un po' tutto, io credo, perché cazzo, le fanno le aziende. Adesso poi anche l'ospedale, non c'è più USL, si chiama azienda anche quello, ma c'è più di così, cosa devono metterti? Ci ferro del rovente dentro nel... No, c'è la malattia di domani in queste punture. Certo. Tu magari non hai niente domani, no? Però il prossimo anno ti viene qualcosa, ti viene una carenza, ti viene non so che cazzo. Potrebbe essere. Si riescono a programmare, cioè è dalla Seconda Guerra Mondiale che i medici nazisti che sono in America, in Long Island, che sono fanno esperimenti, addirittura attuali americani, con insetti, impestano le zanzare, le zecche, perché poi ti beccano e via, il processo si fa allegro. E avanti. E poi anche per esempio, adesso magari voi ne conoscete qualcuno, io non conosco neanche uno, anzi, che mi ha detto che è un suo amico, quindi neanche lui, un suo amico, quindi non so, magari è vero. Il morbo di Lyme, un po' di curiosità, facciamo specola, ma il morbo di Lyme, cazzo, io penso, 1000 zecche nella mia vita, ma è possibile che neanche una non aveva il morbo di Lyme? È strano, no? Neanche il morbo una... ti viene dopo, il morbo ti viene dopo. Prima ti viene la borreliosi. Ho capito, ma dopo quanto? Dopo 10 anni? Non so, dipende dopo quanto. Dal tuo sistema immunitario. Se tu hai un buon sistema immunitario lo fai fuori. Se sei forse
riesci da solo. Io ho sicuramente un buon sistema immunitario, non ho mai avuto un cazzo nella vita. Non ho mai avuto un cazzo di grave, a parte che non sono procurato io rompendomi qualche osso, ma non ho neanche rotto tanto. Io non so cos'è una colite, quelle gastriche, quelle iti, tutte quelle iti, nulla proprio, un cazzo, mai avuto niente. Calcoli renali. Inoltre, c'è tanta gente da quando, calcoli renali. Da quando mi nutro di prodotti naturali, ancora meno. E ho anche più, diciamo, dormo meno, ma forse questo è dovuto all'età. Perché tu praticamente, raccontaci un attimo, 2 secondi, praticamente tu sei triestino e sei scappato da Trieste per andare in Slovenia. Diciamo, io ritengo che si possa usare, ritengo io e poi magari sbaglio, che si possa usare la parola scappare quando scappi dalla mamma che ti vuole dare una carezza. Allora quello è scappare, da una cosa buona e giusta scappi. Quando ti allontani da un sistema operativo che non ti dice cos'è, però ti dice che questa è la vita, soffrire, pagare. Cioè, ma che cazzo è? Per 40 anni dopo basta, no? Io ho pensato che basta, semplicemente. Il sipario si chiude, anche perché il teatro a un certo punto non io preferisco qualsiasi altra cosa piuttosto che stare in un appartamento in città, letteralmente qualsiasi altra cosa. Magari vado in una caverna, metto una finestra e sto là, cazzo, piuttosto che tornare in un appartamento di cemento. Io stavo proprio in situazione abbastanza peggio di tutte, insomma, c'è qualcuno peggio ancora, perché io avevo una bella vista su una collina piena di case, bella questa, no? Neanche una collina, ex collina, quindi ero nel cemento completamente. Per vedere un albero dovevo andare a chissà dove, qualche chilometro. Arrangiato, amore. Eh sì, quello è bianchetto. Ti lecca la testa? E poi c'è questo qua è il piccolo orsettino. No, guarda che bello! Piccola che panza che ha! Piccolo orsettino. È buono. È così. Insomma, tu sei da Dio adesso, vivi praticamente, sei riuscito a fare quello che mi raccontavi con l'eredità, comprar, far, brigar? È a metà, ma io non sono tipo nell'oblio, no? È un posto dove non pago un cazzo qua, è una specie di palestra per quello che voglio fare, invece che fa, cioè non so, voglio capire come si spacca, sto imparando per adesso le tecniche vecchie, no? Quelle del vecchio contadino, il vecchio boscaiolo, del vecchio agricoltore, vorrei nel futuro, perché comunque, no agricoltore scusa, allevatore, perché vorrei comunque cominciare con le galline, il solito tacchini, conigli, quel cazzo che è, qualche oca, che ne so, robe prenderò in giro, e volevo fare un, ma non qua, qua è gratis, però non lo comprerei mai questo posto, perché tipo in una gollettina, no? È abbastanza senza sole, no? D'inverno, in pieno inverno, tipo adesso ci sono 3 ore di sole, dalle 10 alle dalle 8 alle 1 di mezzogiorno, alle 2 già non c'è più sole, niente, va dietro la montagna, buio completo e comincia freddo, no? E quindi legna, ma non è, no? Qua è un posto che ho trovato gratis, anzi vi aspetto, cosa che hai già detto, anzi sì, tu sì. Mi hai detto, io non ti ho detto assolutamente devi venire, tu mi hai detto vengo a trovarti, vieni, sì, andiamo qua sotto, coltivi anche, riesci a farti l'olio. Magari vieni in primavera, in estate, che così andiamo, esatto. Qua sotto c'è un giro fantastico con la barca, ti danno anche da mangiare. Dobbiamo fare un giro, infatti volevamo andare anche in Croazia, solo che se ci siamo ripresi da... Alla fine sono passati 3 anni e non ci siamo neanche accorti, ma per riprenderci da tutto questo shock pian pianino e poi a fare tante cose che abbiamo da fare, insomma, sono volati 3 anni e non ci siamo neanche accorti. E anche a me gli ultimi 3 anni non so perché, volati. Probabilmente perché mi sono divertito. Noi ci siamo sentiti nel 2019, 4, ti ricordi? Era il 16 agosto 2019, ci siamo sentiti lì per... Mamma mia.
fare il discorso dell'ordine, eccetera. Da allora. Ah, sì. Un attimo. Sì, ma veramente 2019? 3 anni? Porca puttana, mi pareva l'altro ieri, tipo qualche altro anno, tipo 2 anni fa, ma al massimo due anni. Fa, 2 anni fa. Sono 20, ma, 21. Penso che sia dovuto al fatto che siamo vecchi. I vecchi parlano sempre di cose antiche, mai di quelle di ieri, non si ricordano. È così. Però ma dottore, questo mi puoi dire però, secondo te, perché ho sentito parecchi pareri discordanti proprio tra i medici e ultimamente hanno detto addirittura 90. Com'è sta storia dell'acqua, che siamo tipo una medusa praticamente? 60%, 40% nel vecchio, 40%. Hai fatto qualche tuo approfondimento o sai quello che sappiamo tutti? Della quantità dell'acqua nell'uomo? Yes. Se più giovane uno è, più acqua c'è. Ma sei sicuro? Questo si vede dalle rughe. Non sono sicuro, ma questo che so, no? È bella, allora lo sappiamo anche noi. Non so più di altra gente, no? Hai sentito quello che ha detto 90% di acqua? C'era su proprio il giornale scientifico. Non so da dove cazzo tirano fuori queste notizie. 90% è tanto. Sì, è vero. Ah, perché tipo così vendono di più l'acqua. L'acqua costa al litro come la benzina. No. I funghi, le meduse sono 90% di acqua, no? Cioè, strano. Per quanto... esistono dati anche come, tipo, non so, e tu e il verme avete praticamente lo stesso corredo genetico. Come puoi dire sta roba qua? È un po' strano, no? Mi è sempre suonato strano. Ma se ci magari pensi, sarà vero. Ad esempio, ti spiegano che il virus praticamente è come un parassita. Allora, anche lo spermatozoo è un parassita. Allora, il virus è un parassita che ha l'orologio, perché deve sapere che dalle 22 alle 6 di mattina non si fa niente. No, certo. No, ma per come entra dentro un virus. È anche intelligente, ha una senziente, capisce che l'altezza, se sei seduto al bar, niente virus, se mangi, niente. È la scienza. Bon. Tu ci pensi, anche lo spermatozoo allora è un parassita che riesce a conquistare l'ovulo. Chissà che cazzo. Dicono che anche tanti tumori sono praticamente parassiti, proprio perché, ad esempio, guarda il papillomavirus. Il papillomavirus è un tumore che diventa nell'utero, no? E anche tutti i vari parassiti hanno il programma di entrare in un organo. Di conquistare un organo, dopo quando è conquistato l'organo, dopo va in giro. Ma tu hai visto Simoncini, forse? Sì. Cosa pensi di questa teoria? Lui è un chirurgo, le ha detto: io apro, vedo bianco, ogni volta che c'è il tumore vedo bianco, se non c'è il tumore non vedo bianco, quindi mi viene in mente che forse è una candida. Poi gli dà quella roba che lui sa che è un fungicida, perché lo sanno tutti che si lava le robe che sono umide col bicarbonato, gli dà il bicarbonato proprio la ferita aperta e sta roba diventa di nuovo rossa. E sì, quindi ti viene in mente che forse i funghi. Ma noi avevamo contattato anche Simoncini. Sì, mi hai detto, sì. Ecco, infatti lui aveva detto che faceva instillazioni in vescica di bicarbonato. Cioè proprio in soluzione di acqua. Sì, ma c'è lo chiamano canarino, infatti Giancarlo Luzzi ne parla, il canarino è fantastico perché bicarbonato con limone, un po' di acqua calda bevuto, ti apre perfino il naso, ti libera quello è il buco, sì. L'ho sentito in qualche film nominare, mi fa un canarino, no? Mi fa schifo il canarino, ha detto uno. E non sapevo, cioè immaginavo che era una specie di roba così, no? Esatto, il canarino è... però manca il bicarbonato. Il canarino sarebbe succo di limone e acqua calda, il canarino.
Ma sì, in realtà, quella roba che fai quando hai la nausea, vomito, quella roba là. Ma il canarino vero sarebbe il carbonato, che fa la reazione bianca, ossigeno praticamente, si libera, si sprigiona l'ossigeno. E quello Tra l'altro non c'entra niente proprio, però il prodotto è lo stesso, limone, bicarbonato, acqua calda che aiuta la reazione, certo. Antizecche per i antipulci, scusate, che sono inafferrabili, impossibili, le zecche le vedi e tiri via, le pulci è una rottura di coglione infinita, per cani e gatti spruzzare, costa un cazzo e ti tira via tutte le... Io ho provato, lo dico perché lo so, ho provato Frontline, ho 12 euro su mare, quella puttana, che ho schizzato là, che aveva un autor tipo Fogna di Calcutta, tre giorni quella roba, non potevo accarezzarli perché avevano una roba, tipo calze sporche puzzavano. E le pulci non sono sparite un cazzo proprio, 12 euro buttati nel cesso. Io adesso li faccio con acqua e limone, metto l'acqua calda, tiepida, e il limone al 10% che vendono qua in Slovenia, e li spruzzo, dopo una settimana che li spruzzi un paio di volte al giorno, le pulci le sterminate tutte, poi scappano via. e non è invasivo, glielo spruzzi negli occhi, non succede niente, perché è comunque soluzione super diluita. Comunque Giancarlo Luzzi dice addirittura che ancora meglio è il bicarbonato di potassio. Sicuramente bisogna prenderlo da qualche Carlo Erba, roba del genere. Bicarbonato di potassio e limone. È interessante, sì, perché va, praticamente fa scoppiare tutte le spore e poi con quell'altro prodotto mangia le spore. È interessante, Luzzi, te lo devo far conoscere, ascolti un po' di robe sue. Io facevo con la varechina di pulire le robe sporche di muffe, robe. Sì, ma ad esempio se mi viene fuori l'herpes, sì, ho sempre messo sopra, perché, come si chiama il dottor, quello che parla della varechina, come si chiama? Dottor Ruffini, lui ha medico, ha praticamente fatto la ricerca su una cosa più semplice del mondo, che è la varichina, e insomma ha scoperto che invece ad alte percentuali, che diventa acido, cloridrico, ma non è alte percentuali, probabilmente succede qualcosa, perché HClO può diventare HCl. Diluendo con acqua diventa, non so, al 6%, al 3%, al 14% con l'acqua, riesce a fare delle diluizioni, e lui propone delle terapie anche a papilloma virus in vagina, e con la siringa, zac, dentro. Il mio amico elevatore mi ha dato una polvere che praticamente gli ha chiesto, ma cioè, va bene se pulisco quella varechina, la tanica del latte, perché fa residui tantissimo, no? Il grasso va male. Se metti il latte nuovo nella tanica che non è pulita bene, il giorno dopo è diventato tutto yogurt, 5 litri. Quindi, una volta mi è successo, anche due, più di una volta. E mi ha dato questo prodotto e mi ha detto, guarda, questa qua è praticamente varechina in polvere, e quindi se usi varechina è stesso cazzo. Inoltre, se resta un po' dentro, no? Come odore, senti, no? Nella tanica, una volta anche sciacquata, che c'è la varechina, va bene lo stesso, perché comunque ammazza un po' di batteri, ma pochi proprio, no? Perché è poca, solo sulle pareti, e va benissimo per sterilizzare, per fare, insomma, per pulire il più possibile. Va bene. Bella gente, qua noi abbiamo finito di raccontare, se avete qualcosa commentate. Siamo felicissimi. Anzi, facciamo come fanno quei veri. Se il video ti è piaciuto, metti un like e non dimenticarti di iscriverti al canale. No, la campanella. Dico bene, buonanotte, ragazzuoli. Grazie della testimonianza. E ciao, bella gente. Ciao, grazie, Flash. Buonanotte.